a Pona poi mi dedicherò qualche cosa per me non ci sarà nulla di nuovo, per voi probabilmente nuovo. Quando ho presentato questo libro proprio all'Unione Industriale, è stata la prima volta, ho fatto una riflessione che voglio riporvi qua, anche se in breve, è una riflessione sul tempo che passa. Io quando ho iniziato questa, che ho sentito come la battaglia della mia vita, infatti, cioè la battaglia della libertà, della giustizia, della conquista della mia forma di gente, era un fatto che era estremamente umano e quasi intimo, cioè nasceva dal fatto che mi rendevo conto che il tempo passava, ero molto giovane all'epoca, però vedevo che si andavano le generazioni più vecchie, non c'era più il mio nonno, che era suddito a Sburgico, che viene mandato in Galizia, passa le linee, si consegna ai prigionieri russi, lo portano a Kirchhoff, la Kirchhoff la firma l'arruolamento con l'esercito italiano, e allora la delegazione italiana di Mosca allestisce un piroscafo che partirà da Arcangelo e porterà giusti 300 irredenti in Italia. Storie bellissime, sembra pure. Erano storie comuni nelle nostre famiglie. Poi i ricordi di bambino, che sono i ricordi di tutte le nostre famiglie, anche questi, quelle rarissime volte che si andava oltre il confine, perché io sono anche quando c'era il confine nel cortile di ferro. Mi ricordo quelle maledette stelle rosse, che me le vedo sempre, quelle bandiere bianco e blu, che sventolava, e ovviamente sono i pianti,